Il sesso del neonato verrà quindi incorniciato ed esposto ai cancelli di Buckingham Palace. Inizierà a quel punto l'attesa per vedere uscire dall'ospedale St. Mary la coppia reale con il bebè fra le braccia, come fecero 31 anni fa, da quelle stesse clinica, Carlo e Diana con il piccolo William. Un pezzo di storia dal passato ricompare su eBay, va all'asta una delle copie originali della lista di Schindler, l'imprenditore tedesco che salvò centinaia di ebrei dai campi nazisti. A me per la adesso si scopre che magari erano di meno. Polemica, la corrispondente Giovanna Botteri. Io è la prima volta che l'ascolto. A Cracovia, in una Polonia già invasa dai nazisti, Isaac Stern batte a macchina i nomi degli operai destinati a lavorare nella fabbrica dell'imprenditore tedesco Oskar Schindler. Sono tutti ebrei, insegnanti, intellettuali o scrittori, salvati dalla deportazione nei campi di concentramento. Quando il Führer decide di costruire un nuovo campo di sterminio a Cracovia, Oskar Schindler comincia a costruire armamenti per far salire, con l'aumento delle richieste, anche il numero degli operai ebrei che lavoreranno nella sua fabbrica. L'esercito sovietico entra in Polonia e la fabbrica deve chiudere. Schindler allora compila con Stern la lista dei lavoratori che comprerà direttamente dai nazisti, la lista di chi si salverà, la lista di chi non verrà mandato a morire ad Auschwitz. Quasi 1200 nomi battuti a macchina in 4 copie su 14 fogli, conservati al Museo dell'Olocausto di Gerusalemme e a quello della memoria di Washington. La quarta copia, in mezzo ad aspre polemiche, è stata messa in vendita per 3 milioni di dollari su eBay da due collezionisti californiani per conto di un proprietario anonimo. Ci si chiede quale sia il prezzo della memoria per un documento che appartiene alla storia non solo degli ebrei, ma dell'intera umanità. Non so se venderla sia la cosa giusta, ma se lo fanno spero che sia per una causa nobile. Ed al prezzo più alto possibile, per aiutare chiunque ne abbia bisogno. Il giorno dopo la morte di Andrea Antonelli, il dolore della famiglia e la rabbia dei piloti non si doveva. Ma poi della lista dei nomi che se ne fanno? Il papà di Andrea e raccolto la testimonianza di Max Biaggi, Fedele La Sorsa e Luca Pisenicca. È la passione a spingere questi ragazzi a diventare piloti e a sfrecciare sulle piste. A migliorare le prestazioni delle moto ci pensano le case costruttrici. Mezzi sempre più potenti e veloci, ma così diminuiscono i margini di sicurezza. L'opinione di un campione come Max Biaggi. C'è sempre la ricerca e sviluppo e la tecnologia va avanti e sì, mi piacerebbe pensare. Anzi, non ci sono per niente margini, altro, non c'è per niente sicurezza. Ed è quello che accade poi in tutti gli sport a motore. Tragedie come quella di ieri colpiscono tutti, appassionati e non. Poi si ricomincia come prima. E questa è una regola non scritta. Come prima, più di prima, quando prima. Avere la forza di girare la pagina e guardare avanti e continuare, perché ovviamente è un campionato del mondo con tante cose che girano intorno, tanti case che lavorano, che investono, insomma è importante. Tanti soldi che circolano e tanto denaro da guadagnare. Un morto in più, un morto in meno. È un momento terribile, però c'è anche da dire che è stato il primo giro di una gara bagnata e quella nuvola che abbiamo visto in televisione, visto anch'io, è una nuvola d'acqua che si è alzata veramente tante altre volte in tante altre gare. E la fatalità, la casualità ha fatto modo che accadesse questo e è stato un momento terribile. Insomma, poteva succedere, è successo e adesso bisogna superarlo. Purtroppo il viaggio di Andrea era destinato a finire ieri. Il mio presentimento è che lo vedevo troppo carico, che voleva fare un qualcosa che sentiva e che però io non potevo gestire. Allora eravamo a pranzo con i meccanici lì sotto la tenda e lui non c'era chiaramente perché evitava lui e mi è venuto così da piangere, non sapevo perché piangevo, non sapevo se piangevo o ridevo, volevo dimostrargli che senza farmi vedere che ero molto teso, ero tesissimo io. Questo è diventato uno sport che lo fa solo chi è ricco, chi ha grandi sponsor dall'estero, non è giusto. Noi invece avevamo uno sponsor, era un superbike, e questo è l'unico rammarico che io ho, che mi dicevano, non, io so qui gli altri
forse come me sono un po' più avanti e non è giusto dello sport che mi possa fare questa differenza solo a livello economico, perché ne sono meritato. E cambiamo argomento. Con però vabbè, moriva comunque se faceva l'accidente, che cambia lo sponsor e tutto il resto. La nuvola d'acqua si alzava comunque. Cinematografiche in 50 paesi, Italia compresa. Maria Barresi. Adesso già stanno la musica con Springsteen. Io non ho mai capito. Sei che grida molto forte nel microfono o mettono l'amplificatore a palla? C'è perfino uno Springsteen in bianco e nero del 72, debutto ufficiale della star nel mondo del rock, uno dei più rari documenti contenuti nel film dedicato al musicista da oltre 500 milioni di dischi, 20 Grammy Awards e concerti indimenticabili. Dal 72 al 2012, ecco Bruce Springsteen a Londra, ad Hyde Park, per uno dei concerti più leggendari con Paul McCartney. Allora, chiudiamo così questa edizione del nostro giornale, vi lascio ai programmi. Non hanno parlato di molte cose, però va bene. E anche noi arriviamo fino qua. Io vi ringrazio a tutti voi di seguirmi. E Santen Chan che vi parla. Ho caricato dei nuovi video nel mio canale Santen Chan di YouTube. Pronto caricherò dei nuovi video nel mio canale Santen Chan di Vimeo. E Dailymotion, io ringrazio a tutti di seguirmi. Io continuo a cancellare programmi da Spreaker perché non c'ho più spazio e quindi voi cercate di seguirmi e di ascoltarmi, perché io via via vado cancellando i programmi vecchi. Ho registrato per 37 minuti, mi mancherebbero 23 minuti, però qua sono le 15:35, là devono essere le 19:35. Arrivederci amici, ciao.